per sempre la mia regina. Ne sarei felice. Ehi, Nobita, svegliati. Cosa stai sognando? Stiamo assegnando i ruoli per la recita. Presta attenzione, per cortesia. Adesso tocca alla parte del re. Il re è un personaggio diviso tra il desiderio di rendere sua figlia felice e il dolore di doversi separare da lei. È un ruolo estremamente difficile. Sono già al ruolo del re. E a chi sono state assegnate le parti della principessa e del principe? Come? A Shinsuke di Kisugi? Non è possibile! Volevo farlo io al principe! Vediamo un po', dopo il re, qual è il personaggio che ha più scene con la principessa? Il re! Allora, ragazzi, chi di voi vuole essere il re? Io! Sasso, carta, forbice? Sasso, carta, forbice! Sasso, carta, forbice! Sasso, carta, forbice! Sasso, forbice! Sasso, carta, sasso, forbice! Nobita, che cosa fai? Niente, sto giocando. Dobbiamo rifarlo. Sasso, carta! Forbice! Se l'ho fatta in viva, ho vinto. Sarò io il re. Non è giusto. Oh, mia principessa, siete bella e raggiante che è impossibile non innamorarsi perdutamente di voi. Oh, che il cielo possa colpirmi con un fulmine se quello che dico è menzogna. Stai entrando molto bene nella parte. E secondo te come sono andato? Bene, sei stato molto bravo. Tu non hai bisogno di provare, dico bene. Tanto ti hanno assegnato la parte del cervo che viene cacciato dal re. Davvero, Nobita? Niente da fare, oggi non è proprio la mia giornata. Sono a casa. Bentornato. Oggi fa molto caldo. Ah, sì, è vero. Sono finiti i gelati? Sì, l'ho mangiato io l'ultimo. Oh no, anche questa. Doraemon, i gelati sono... Wow, e questo che cos'è? Che bello, ha tutta l'aria di essere un trono. Che sensazione magnifica, ora sì che mi sento un re. Eccomi, stavo. Nobita, non puoi sederti, scendi subito. E per quale motivo, scusa? Oh, non importa, lasciamo stare, non è questo il punto. Io vorrei un gelato. Sì, certo, come desiderate, maestà. Nobita, senti, ho bisogno che tu vada a fare la spesa. No, non ne ho proprio voglia, dai, vai tu, mamma. Certo, come desiderate, maestà. Ma che cosa sta succedendo? Il vostro gelato, re Nobita. Grazie. Ti avevo detto di non sederti su quella sedia, perché non mi ascolti mai? Ma non mi hai detto perché? Si chiama il trono del re. Devi sapere che si tratta di un ciuschi che obbliga gli altri a eseguire gli ordini dati dalla persona seduta sopra. Il magazzino del futuro lo ha inviato per sbaglio e devo restituirlo. Quindi, se non ho capito male, non si può disobbedire ai miei ordini. In tal caso voglio un altro gelato, Doraemon. Grazie. Sì, come desiderate, maestà. Non è giusto, non voglio farlo! Eh sì, bisogna ammettere che è un ciuschi molto utile! Oh, hanno suonato alla porta! È vero, non c'è nessuno, devo andare io! Nobita, sei il solito distratto! Hai lasciato il tuo copione in classe! Tieni, eccolo! Tua madre in casa? Quando torna? Oh? Voglio parlarle del tuo rendimento! Grazie, adesso può tornare a casa, arrivederci! Ma come ti permetti? Che cosa ti prende? Come? Non capisco. Per quale motivo non obbedisci ai miei ordini? Ah, sì, è vero. Se voglio che mi obbedisca, devo sedermi sul trono. Aspetti qui un momento, per favore, maestro. Grazie, adesso puoi andare a casa. Arrivederci. La vuoi smettere? Sì, certo. Come desiderate, vostra maestà. È molto divertente essere un re. Re Nobita, eccomi con il vostro gelato. Benissimo, ti ringrazio, hai fatto il tuo dovere.
Nobita, ascoltami, per favore, dovresti scendere da quel trono. Non ti rendi conto delle conseguenze? Basta, chiudi il becco, indietreggia. Sì, vostra maestà. Nobita! Stiamo andando a fare le prove per la recita, vieni? Proviamo la scena in cui il re caccia il cervo, vogliamo sentirti bramire! John, sono io! Venite qui! Sì, sì, certo, come desiderate, maestà! Non mi è bastato questo gelato. Mi piacerebbe provare tutti i gusti possibili e immaginabili, ma come posso... Oh, ho provato! Ragazzi, portate immediatamente questo trono al chiosco dei gelati, è un ordine! Sì, certo, come desiderate, maestà! Doraemon, secondo me è colpa tua! Mi dispiace tanto! Finché sarò seduto qui, nessuno di loro potrà opporsi ai miei ordini, non hanno scelta! Ehi, voi, cosa fate lì? Voglio che formiate un corteo reale! Certo! Come desiderate, maestà! Wow, è davvero molto bello essere un re! Fermatevi, che cosa state facendo? Blocchi il traffico, agente, deve passare il corteo. Certo, come desiderate, maestà. Presto, portatemi immediatamente un gelato. Mamma, quanto ne ho mangiato! Ah, vediamo un po', e adesso che cosa potrei fare di bello? Eh? Gianna, devi cedermi la parte del re nella recita scolastica! Sì, certo, come desiderate, maestà! Nobita! Ascoltatemi, miei sudditi, devo provare con la principessa Shizuka! Portatemi a casa sua! Certo! Come desiderate, maestà! Come mai c'è tutta questa gente in strada? Shizuka! Ciao Shizuka, guardami, sono qua! È assurdo! Ehi, che ci facciamo qui? Come mai non siamo al lavoro? Il mio corpo si è mosso da solo! Sì, andiamocene a casa! Nobita! Nobita! Vi ordino di calmarvi subito! Sì, certo, come desiderate, maestà! Che cosa sta succedendo? Gianna mi ha detto che voleva che recitassi io la parte del re nella recita scolastica, quindi ho pensato di venire da te per cominciare a fare le prove! Ci voleva. Ho mangiato troppi gelati, mi è venuto il mal di pancia. Cosa c'è che non va? No, no, niente, sta tranquilla. Devo assolutamente andare in bagno. Padre, devo informarvi di una cosa che non vi piacerà. Vorrei sposare un principe del regno limitrofo, vi supplico, concedetemi di farlo. Tocca a te, la prossima battuta è la tua. Principessa, permettetemi di andare in bagno! Certo che Nobita è sempre il solito. Era ora che scendessi. Ehi, John! Stai attento, penso che dovresti scendere da quella sedia, potresti farti male. No, non voglio. Adesso il re sono io e dovrete obbedire ai miei ordini. Sto meglio. Forse è meglio tornare a casa. John, per favore, dammi retta, scendi. Andiamo a fare le prove. Certo, come desiderate, maestà. Dopodiché, il re va a caccia di cervi. Esci immediatamente allo scoperto, mia preda. Certo, come desiderate, maestà. Ecco. Mi sento mancare. No, non è ancora il momento. Che cosa? Ma non c'è scritto questo sul copione. Chiudi il becco, fa quello che ti dico, obbedisci. Certo, come desiderate, maestà.
Per quanto tempo dobbiamo continuare? C'è qualcosa di strano. Come mai Nobita non cade a terra? Molto semplice. Gli ordini del re non si discutono. Devo informarvi di una cosa che non vi piacerà. Vorrei sposare un principe del regno limitrofo. Vi supplico, concedetemi di farlo. Principessa, vi prego, non chiedetemelo. Non sposatevi e restate al mio fianco per sempre. Sì, come desiderate, maestà. Principe, potete tornare nel regno limitrofo. Certo, come desiderate, maestà. È una storia piuttosto bizzarra, non credi? Questa recita è un disastro, devo trovare subito una soluzione. Oh, principessa, siete bella e raggiante come il sole. Io non voglio assolutamente privarmi della vostra presenza. Oh, che il cielo possa colpirmi con un fulmine se quello che dico è menzogna. E questa che razza di battuta è? Ma peggio per lui, io l'avevo avvisato.